Buonasera, io mi chiamo Carlo Luigi, sono un infermiere in servizio presso l'azienda ospedaliera di Ferrara. Sono 35 anni che esercito la mia attività, per cui sono 35 anni che sono nella doppia veste sia di cittadino, fruitore dei servizi, sia nella veste di dipendente pubblico. Ho avuto l'opportunità di vedere la modificazione del passaggio dal Servizio Sanitario Nazionale al Sistema Sanitario Nazionale, che sembra la stessa cosa, ma non è vero, perché prima si faceva riferimento alla semantica, al valore delle parole. Io sono ancora una di quelle persone che è nato col concetto di servizio sanitario, per cui per me la parola servizio viene riferita a un qualcosa, un di più, un surplus di qualitativo rispetto alla prestazione semplice, pura, come viene realizzata attualmente. Sono cresciuto con una preparazione legata più all'attività qualitativa che non all'attività quantitativa. Mi trovo a disagio perché come cittadino e come anche dipendente pubblico mi trovo immerso in un sistema che non mi rappresenta più, non mi sento più rappresentato a questo sistema, essendo io stesso inserito in questo sistema. Mi trovo a dover erogare tante prestazioni senza dovermi preoccupare eccessivamente della qualità delle prestazioni erogate. Questo lo so che diventa difficile da capire a una platea di persone che magari non sono inseriti nell'ambiente, nel settore, però credetemi, quando io vedo, ad esempio a livello ambulatoriale, fare una visita specialistica ogni 7 minuti e mezzo, in quel momento lì mi rendo conto che noi non stiamo erogando una prestazione qualitativamente abbondante. Arrivate a 7 minuti, ma durante 5 anni arriveranno a 5 minuti. Sì, ma il problema è proprio quello che in Italia, proprio grazie alla logica econometrica, no, si è perso di vista un punto per me essenziale, cioè quello di dire il servizio sanitario pubblico è finanziato totalmente e completamente con denaro pubblico, per cui deve rimanere nei canoni di un servizio sanitario pubblico, non rimanere nei canoni della disponibilità economica legate alle varie aziende. Perché dico questo? Perché comunque al giorno d'oggi, ad esempio, quelli che sono le figure dei direttori generali sono delle figure manageriali bravi, laureati in economia e commercio, quello che vuoi, però in un servizio sanitario pubblico non hanno nulla a che vedere queste persone. Sono le uniche persone che, ad esempio, non subiscono le porche caudine di un passaggio attraverso un concorso pubblico di selezione, bensì vengono nominati da quello che è l'assessore alla regione, il nostro caro Venturi, e da Bonaccini, che è il presidente della regione. Ok? Intendiamoci, questo è giusto che le persone lo sappiano, perché questo aiuta a capire tranquillamente da chi siamo governati, perché ci troviamo in questa situazione. Per cui io invito quelli che sono sia i deputati, sia i parlamentari, i nostri rappresentanti regionali, il nostro portavoce, a farvi, non dico carico, ma tenere presente di questa situazione, perché questa è stata un'evoluzione che è avvenuta dal 91 a venire in avanti, da quando si è passati da un sistema sanitario, no, da un servizio sanitario ad un sistema sanitario. Si è passati dal servizio pubblico all'aziendalizzazione del servizio pubblico, una cosa che non esiste in nessun'altra parte del mondo, perché in nessun'altra parte del mondo esiste un servizio sanitario pagato interamente col denaro ai cittadini. Qua da noi ci troviamo allo stato attuale in una situazione in cui abbiamo dei manager che potrebbero benissimo, brave persone, potrebbero andare benissimo però in un'azienda privata, mai in un'azienda pubblica, perché non hanno la concezione della parola servizio. Cioè, la qualità erogata insieme alla prestazione, efficienza, la prestazione, qualità, efficacia. Okay? Loro questa distinzione non la mantengono, questo viene a giustificare anche il motivo per cui ci troviamo di fronte a certe strutture e le persone non hanno percezione di quello che sta succedendo, perché vivendo appunto in un ambiente sanitario tutto il giorno a contatto con le persone, io questa sera sono qua a portare le percezioni di queste persone, perché i dati tecnici li avete forniti voi, che sarebbero molto opinabili, ma comunque li avete forniti voi alla fine della corsa, perché quelli sono sempre interpretativi. La statistica è una materia interpretativa, non ha niente di preciso, sono dati così che vengono utilizzati
ha avuto il consumo di chi fa piacere, questo si sa benissimo. Vengono fatti, l'informazione viene data a uso e consumo di chi ne beneficia, mai a favore del pubblico, ma sempre a favore dei governanti. Ma va bene, questo è un altro paio di maniche, la formazione. Un'ultima cosa, in merito a quello che si parlava prima sulle vaccinazioni, eccetera, era quello che una volta si chiamava educazione sanitaria, veniva fatta insieme alle lezioni di etica, si insegnava educazione sanitaria, perché la prevenzione è uno dei tre pilastri su cui si fonda la sanità italiana. Prevenzione, cura e riabilitazione. Per arrivare a una prevenzione primaria, poi bisogna di una buona educazione sanitaria. Però l'educazione sanitaria, attenzione, non pensate che sia un qualcosa che va limitato solamente ad un atto unico o un tipo di comunicazione legata a tutti i sistemi informatici. Va fatta già nelle prime giornate di vita dei bambini. Ho avuto l'occasione di lavorare anche in un servizio di prevenzione materno-infantile. Ho fatto anch'io delle vaccinazioni dei bambini, li vaccinavo anch'io, per cui so benissimo di cosa sto parlando. Sto parlando del fatto che quando una volta esisteva il servizio sanitario, il servizio che si erogava ai genitori era anche quello di dare le informazioni in merito alle vaccinazioni, controindicazioni e tutto il resto. Prego. Una volta avevamo anche quelle che erano le figure che si chiamavano le vigilatrici d'infanzia, adesso sono andate a sparire anche queste, ed erano quelle persone che erano deputate anche all'educazione sanitaria in merito ai bambini, insieme alla pediatra del settore. Adesso questo per quanto riguarda le vaccinazioni. Per quanto riguarda un'altra situazione di dispendio che attualmente si può rilevare, ad esempio, nel sistema sanitario, è relativa ad esempio all'occupazione nei reparti di multispecialità. Cosa significa? No, la domanda è questa. Per me si può ancora uscire da questo sistema, quello che diceva giustamente il deputato prima, legato ad un certo tipo di ideologia legata alla razionalizzazione dei costi. Ecco. Cosa si pensa di fare in merito a questo? Cioè, c'è la possibilità di ritornare a concepire ancora il Servizio Sanitario Nazionale come un bene della comunità in base all'articolo 32 della nostra Costituzione? C'è ancora la possibilità di ritornare indietro e rivedere un attimino in genere tutto quello che possono essere le leggi che regolamentano questo istituto? Punto interrogativo. Questo è, se voi avete delle proposte in merito a questo. Ecco, questo mi interessava questa sera sapere da voi, perché mi fa piacere la vostra presenza, anzi ringrazio la presenza di tutti perché avete dimostrato che ancora l'ineluttabilità non esiste, significa che le persone non si sono ancora rassegnate a dire le cose vanno in un certo modo, sono ancora vogliose di sapere, di conoscere quale possa essere una situazione, quale possa essere qualche proposta per loro, per i loro cittadini. Grazie, buonasera.